Viviamo in un paese in cui, per rispettare un principio stabilito dal popolo con un referendum, è necessario un atto di coraggio. Delle scelte e della politica sull'acqua pubblica si discute oggi e domani al Castel dell'Ovo, in occasione delle giornate di mobilitazione nazionale per la gestione pubblica e partecipativa dell'acqua, contro la nuova tariffa dell'Agenzia e per la piena attuazione dell'esito referendario. Presenti il Forum Italiano dei Movimenti, il Comitato Acqua Pubblica Napoli, il Coordinamento Campano per la Gestione Pubblica dell'Acqua ed il Comune di Napoli, che rappresenta un esempio in quanto primo comune in Italia ad aver percorso questa strada. È stata una grande conquista quella dell'acqua pubblica a Napoli, prima grande città d'Italia, la seconda in Europa con Parigi che ha l'acqua pubblica, acqua bene comune, acqua di tutti, l'abbiamo tolta ai privati, ai profitti, agli interessi affaristici e privatistici. Dobbiamo ovviamente vigilare affinché l'acqua sia per sempre bene comune, la dobbiamo mettere in sicurezza, facciamo entrare i cittadini nel comitato di sorveglianza, i movimenti e le associazioni nel CDA, adesso nomineremo anche la nuova governance dell'ABC, acqua bene comune. Napoli finalmente, con la nostra amministrazione, lo voglio dire con orgoglio, in questo momento storico così importante, siamo in prima linea per i diritti civili e i diritti costituzionali. Il primo bene comune è l'acqua. A Napoli l'acqua è pubblica, così come tanti diritti che stiamo cercando di attuare. Quindi è importante che il Forum internazionale e nazionale dell'acqua pubblica si tenga a Napoli, per esortare tutte quelle amministrazioni e quelle istituzioni ad andare verso la strada della ripubblicizzazione dell'acqua, no ai profitti privati, sì all'acqua bene comune. Oggi celebriamo, direi, una grande vittoria, la prima grande città, Napoli, che ha deciso di obbedire al referendum. Cioè, il referendum dice che non si può fare profitto sull'acqua, tolto quel più 7% di remunerazione del capitale. L'esito dei due quesiti referendari sull'acqua ha consegnato un quadro normativo che rende da subito possibile la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, ed altre amministrazioni si stanno avviando su questa scelta in uno scenario preoccupato anche per la direzione delle politiche nazionali. L'acqua è la madre, l'acqua è la vita, sull'acqua non si può fare profitto, è un concetto fondamentale. Se noi perdiamo questo impegno e questa battaglia, è finita per tutto il resto. Ecco perché noi diciamo ai comuni, è partendo dal basso, dalle comunità locali, che dobbiamo recuperare quelli che sono gli elementi fondamentali per permettere ai cittadini di vivere, che è l'acqua, l'aria, l'energia e la terra. I quattro elementi fondamentali dei greci diventano oggi quattro elementi fondamentali per una vera democrazia, che ormai deve rincominciare dal basso per forzare poi la politica dall'alto a cambiare.